Buone notizie, o quantomeno così sembrerebbe. GameStop ha dichiarato ufficialmente guerra agli scalper e servirà? Non lo so, però tanto vale parlare, nella speranza che col tempo più rivenditori possano in qualche modo scoprire un modo per contrastare quello che ormai è un fenomeno mondiale, non solamente italiano, che ha messo a repentaglio la distribuzione regolare di PS5 e non solo. Allora, nelle ultime ore, in sostanza, la compagnia ha dichiarato che rilascerà su base settimanale nuove scorte affinché il pubblico possa sfruttarne l'arrivo, bloccando gli ordini doppi, analizzando bene i processi di acquisto per fare in modo che non si creino delle cose ambigue e, in generale, avvertendo periodicamente il proprio pubblico dell'arrivo di queste scorte, così che ci sia la possibilità per tutti di cercare di prenderne una, dividendo appunto le scorte su base settimanale, in modo che non ci siano questi afflussi enormi che vengono consumati e che poi lasciano dei buchi molto ampi a livello temporale, di totale assenza di materiale. Per cui è una mossa che rappresenta un buon inizio per quello che è il restock internazionale di PlayStation 5 e immagino anche appunto Xbox, ma oggi si fa riferimento solamente a PS5. È una notizia che in qualche modo può rappresentare un inizio. Purtroppo, come spesso dice il famoso detto, trovata la legge, no, fatta la legge, trovato l'inganno, temo che anche qui i meravigliosi workaround di gente che fa quello di lavoro poi alla fine della fiera non tarderanno ad arrivare. Però è sicuramente un buon segnale di come qualcosa si stia muovendo anche solo a livello concettuale per cercare di combattere un fenomeno veramente, veramente difficile da gestire. Allora, la decisione di frazionare la distribuzione sicuramente è un buon sistema, ma ho paura che potrebbe non bastare alla lunga, anche perché, ripeto, chi poi si arricchisce con quel sistema di scalping sicuramente troverà un sistema per ovviare alle limitazioni che sono state imposte, però, ripeto, è un inizio. Io credo che col tempo il problema andrà risolvendosi semplicemente perché appunto ci saranno più scorte di tutte le console, così come delle schede video di alto livello, insomma, arriverà quello che serve e gradualmente gli scalper perderanno così di fascino. Però il richiamo ultimo che poi tutti fanno, e adesso ci si è messo anche GameStop, è quello di non dare credito e di non dare soldi concretamente ai bagarini o meglio al secolo, gli scalper. Ecco, perché è quello fondamentalmente il vero e unico problema. È quello il vero e unico motivo per cui gli scalper continuano a esistere, perché c'è sempre gente che va lì a dargli i soldi. Nel caso in cui la gente dovesse smettere di pagare questa gente, scomparirebbero così come sono apparsi, ma il dramma appunto è purtroppo sempre quello che la gente quando desidera qualcosa è disposta a tutto pur di averla, anche se si tratta appunto di un oggetto come una console videoludica che di certo non è imprescindibile per nessuno. Però comunque ecco, il discorso è questo ed è un buon segnale perché per una volta il mondo della grande distribuzione mostra una vicinanza nei confronti del consumatore, non un disinteresse finalizzato semplicemente ad arricchirsi, perché bene o male al rivenditore di turno che gli cambia se quelle 1.000 console che gli arrivano le comprano 1.000 persone o uno scalper solo. I soldi gli arrivano comunque, per cui a loro potrebbero anche, che poi bene o male è quello che in parte è un po' successo nei primi mesi in tutto il mondo, cioè i distributori dicevano ragazzi, noi che dobbiamo fare? A noi, cioè, noi siamo qui per vendere, non per regolarizzare. E di conseguenza le scorte andavano via come niente. Meno male che adesso tutti si sono messi la mano sul cuore, oltre che sul portafoglio, e si è deciso così di fare questo atto di fede nei confronti del pubblico e dei consumatori per dare un po' a tutti una condizione di, vogliamo dire, parità di condizione, anche se appunto parità non sarà perché a quanto pare, appunto, i sistemi dovrebbero impedire, ma vai a capire se poi effettivamente serviranno per. Comunque, quantomeno renderanno la vita più difficile agli scalper. Ma, come poi sempre mi trovo a dire, l'unico modo vero per evitare che il problema vada avanti è quello di smettere di comprare da questa gente. E oltre quello si può far ben poco, se non appunto responsabilizzare e responsabilizzarsi. Per cui ragazzi, questo era semplicemente un brevissimo aggiornamento sulla questione. Non ci sono purtroppo altre notizie in merito questa settimana, per cui il nostro, diciamo, aggiornamento settimanale si chiude qui. Ci
Vi terrò aggiornati con tutte le novità del caso, ma appunto né sul versante PS5, né sul versante Xbox, né sul versante RTX 30, fate voi, si è mosso qualcosa di realmente sostanzioso. Speriamo che la prossima settimana sia portatrice di migliori e, insomma, più belle nuove. Per cui, ragazzi, io per adesso vi saluto, grazie come sempre per avermi dedicato un po' del vostro tempo e noi ci vediamo alla prossima.